Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Mercoledì 3 ottobre è iniziato il Sinodo dei Giovani. Uniti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale capace di allargare orizzonti, dilatare il cuore e trasformare quelle strutture che oggi ci paralizzano, ci separano e ci allontanano dai giovani. Queste sono alcune delle parole che il Pontefice ha rivolto ai presenti. Eh, 267 padri sinodali che dal 3 ottobre si riuniranno fino al 28 C'erano anche i vescovi cinesi ai quali è stato rivolto un saluto caloroso e quindi i lavori iniziano sotto questo segno, con questo orizzonte. Un orizzonte di speranza, ma un orizzonte anche molto concreto. Il desiderio, dopo averli ascoltati, i giovani, averli interpellati con i questionari diversi per le zone del mondo iniziano i lavori. Cercheremo di capire anche dal 28 ottobre in poi i documenti che cosa diranno, ma intanto ci fermiamo all'oggi. Il 3 ottobre anche i giovani piacentini, come probabilmente i giovani di tutto il mondo, si sono fermati in preghiera, una veglia di preghiera perché lo spirito illumini questi vescovi che riflettono sui giovani che faranno uscire documenti come sarà la Chiesa nei confronti dei giovani. Questo lo scopriremo. Intanto Madre cristiana Dobler, carmelitana del monastero di Concenedo, era qui a Piacenza a guidare questa veglia di preghiera, il discernimento è il tema di questo sinodo e quindi anche il tema di questa veglia di preghiera, qualcosa da imparare, qualcosa che deve accompagnare tutti noi, non soltanto i giovani nel corso della nostra vita. Ascoltiamo questo bellissimo dialogo con Madre Cristiana Doblia. Siamo all'interno della Chiesa del Carmelo con Madre Cristiana Dobner, grazie per essere con noi. Eh, in questa settimana è iniziato il Sinodo dei Vescovi sui Giovani, con un tema importante, i Giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Eh, e quindi i nostri giovani, come probabilmente i giovani in tutto il mondo, si fermano a pregare per questo momento in cui i vescovi riflettono su un tema così importante. Ci sono anche tre verbi, tre scansioni che nel documento preparatorio sono stati indicati come una strada per arrivare a questo discernimento: riconoscere, interpretare e poi scegliere. Come ci si arriva? Come ci si arriva? Io credo che ci sia un forte presupposto. Il primo è quello di sapersi fermare e di non lasciarsi coinvolgere anche nella routine quotidiana nell'accavallarsi delle cose. Eh, io non mi sto scagliando contro internet, social media, no, ma eh, sto dicendo che bisogna avere dei tempi nella propria vita in cui ci si guarda e si sta in silenzio, non per commiserarsi, quindi diventare una moglie curva che... Mh, ma proprio per capire qual è la struttura della propria persona. Eh, mi domando questi giovani che in un qualche modo ascoltano il Sinodo, quindi vivono all'interno di un'esperienza relativa, se vogliamo, ma di fede. Io chiedo loro, quando siete passati da una fede trasmessa dai genitori, da una famiglia, eh, dall'ambiente in cui siete vissuti, ad una presa di posizione vostra precisa. E allora direi, per rispondere a quei tre verbi, interrogatevi su quando avete incontrato Dio, quando Dio si è fatto presente nella vostra vita. Chiedetevi dove, perché è importante anche il luogo, e chiedetevi come, perché il come fa sì che voi capiate come siete strutturati? Perché lo spirito ha tutto l'interesse di farsi capire e quindi tenta di cogliere quello che è l'aspetto migliore nostro, non quello in cui io non, non ascolto, non mi interessa. Quindi vuol dire che lo spirito giunge colpendo nel segno, però vieni a ascoltarlo. E da allora, forse attraverso questa strada, si può recepire interrogarsi su cosa significa discernimento da prima personale, cioè nell'essersi resi consci che qualche cosa è accaduto nella propria vita, dentro di sé, il che non vuol dire necessariamente vedere le nuvole rosa, gli uccellini, un incontro strano, una visione, niente di tutto questo, ma quella certezza che abita di dentro, che è una cosa diversa, che può passare attraverso una persona che si conosce, Attraverso un ambiente, attraverso come qualcuno mi racconta ogni tanto, un, un qualche cosa che avviene di dentro e dice: sì, guarda, Dio esiste. Fatto questo passo mh, non basta, bisogna fare riferimento a qualcuno che l'ha già compiuto, in modo da poter capire se davvero si vaga con le luci. Così sulle nuvole, e quindi è un discorso molto intimistico, molto romantico, oppure se effettivamente è un discorso che costringe ad operare delle scelte nel proprio quotidiano, nella propria vita. Perché poi il, il discernimento, una volta che, che si impara no? anche la strada sì, per, sì. per portarlo avanti, è una ricchezza incredibile per la persona, per in la persona, sé. per la vita della persona. E non necessariamente divento prete, mi faccio suora, divento monaca, questo è un passo ulteriore, ma per comprendere la ragione per la quale si è nati, qual è la missione che ciascuna persona ha verso l'umanità, verso Dio se si è credenti, verso la Chiesa, verso la propria responsabilità esistenziale, perché ciascuno di noi ha una missione nella vita ed è specifica e poi siamo preziosi agli occhi di Dio, siamo unici. E da allora questo è importante. Io devo capire io a che cosa sono chiamata o a chi sono chiamata. Quando lo chiaro, allora posso prendere i miei provvedimenti che possono essere diversissimi, però non mi muovo eh, nella vita come una larva, cioè solo accogliendo quello che capita. Sono io che decido quello che voglio nella mia vita e come lo voglio. Anche perché questo poi è importante proprio per. Prendere il proprio posto nel mondo, appunto in generale, non solo certo. nella fede, nella Chiesa, ma nel mondo, perché i giovani sono chiamati a posto. C'è quello che è il ruolo anche nella società, che non è distaccato o distante da quello che è il ruolo nella fede, nell'accezione di fede. Anzi, l'accezione di fede fa sì che il ruolo sociale diventi ancora più maturo, più importante, più disinteressato, meno condizionato. Da tanti aspetti che riducono la vita soltanto a guadagnare, all'aspetto esteriore, ma conducono più a fondo. Dicevamo all'inizio che naturalmente per operare un discernimento, per capire come fare discernimento, sicuramente la prima necessità è il silenzio, il silenzio interiore, il fare vuoto. Dopodiché, come altro possiamo aiutare i giovani a capire? Davo degli strumenti per. Aiutare a fare il discernimento, una volta che già non è facile aver creato questo silenzio per l'ascolto, non c'è qualche cosa comunque che ci può aiutare? Io vedo che molti vengono attratti eh, dal camminare in montagna, camminare sul lungomare, ma non quando la spiaggia è affollata, in un silenzio al mattino, in un silenzio alla sera, in modo mh, da rimanere recettivi e non essere affollati da un turbinio di suoni e di rumori. Fatto questo gioca l'impressione che si è ricevuta e poterla compartecipare con un amico, con un genitore, se si è sulla stessa linea d'onda, oppure con qualcuno che ha già mosso il passo nella vita, che è più maturo di te, che può dirti attento, eh, secondo me, fin qui ci siamo, il resto è romanticismo, oppure una piccola follia, hai un momento di follia, sei inebriato in quel momento, invece... Calati un momento nella realtà, metti i piedi nella tua condizione effettiva e misurati. Perché appunto poi il, il discernimento è preparatorio all'azione, all'essere, no? Certo. E poi il discernimento non si va una volta nella vita, è uno strumento che ti accompagna finché rimane questa terra. Una volta che si apprende, si comincia a capire ciò che è positivo e ciò che è negativo, quanto dentro di te urge, perché sei stato fatto un po' così oppure sei un tipo molto romantico, ti basta una musichetta qualsiasi e via. Però è anche vero che ci sono dei fatti degli incontri delle persone nella nostra vita che sono determinanti, perché anche l'esempio di chi ti ha preceduto conta. Quando si incontra una persona che per tutta la vita ha servito gli altri nel silenzio, nel nascondimento, questo fa pensare. Perché secondo lei si fa invece oggi così fatica a operare il discernimento? Quasi non se ne avverte la necessità quando invece è fondamentale, no? sembra di vedere, come dicevamo prima, delle persone che così vivono un po' la giornata, questo non solo i giovani purtroppo, mm. perché è una cosa che se non si apprende poi non è che no. mh, a 40 anni, a 50 anni, no. a 60 anni automaticamente si matura, cioè il discernimento è proprio uno strumento che ti deve accompagnare per Ma questo tutta la dovrebbe vita. Dovrebbe iniziare in famiglia, perché io mi domando, quando si ha davanti un figlio ci si interroga sulle qualità che ha il figlio, perché può dirmi tranquillamente voglio fare il cantante lirico e poi è suonato non ha voce. Allora io lo aiuto a capire che ti puoi piacere la lirica, ma tu non sei tagliato ragazzo. Quindi vedi di guardare dentro di te e capire quali sono le doti che hai ricevuto, i doni che devi rendere alla società, il restituire il dono della vita. Questo si apprende in famiglia, con, a contatto con i genitori, a contatto con gli educatori, a scuola, fuori scuola, negli ambienti che si frequentano. Quindi è un dialogo, un dialogo che non sia superficiale, ma che scenda in profondità. Senta, che cosa augura ai giovani eh, che ha incontrato nella veglia, anche a chi magari non è giovane, perché non è mai tardi per imparare a dare questo sguardo dentro di sé mm. e quindi ripartire? Ma io direi mantenete lo sguardo lucido su voi stessi e da questo sguardo lucido su voi stessi aprite L'udito interiore, non, non le orecchie fisiche, ma l'udito interiore a, a percepire qualche cosa che indubbiamente è invisibile, ma che lascia tracce nella storia, cioè che è la presenza di Dio, la presenza dello Spirito nel nostro quotidiano vivere. Tentate di, di entrare in questa sintonia, fate la vostra. E dalla Chiesa Universale alla Chiesa Locale, questo sabato è stato un momento importante anche per la nostra diocesi perché otto diaconi permanenti sono stati consacrati dal nostro vescovo in cattedrale alle 16. Sono anni che nella nostra diocesi riflettiamo sulla corresponsabilità, sul ruolo dei laici. Quest'anno in particolare ci concentreremo su una nuova geografia, una nuova mappa della nostra diocesi, delle nostre comunità, dove sicuramente i laici dovranno avere un ruolo ancora più importante di collaborazione, quasi eh, da filtro o comunque di mediazione tra i sacerdoti e il resto della comunità, un aiuto. Eh, e quindi abbiamo voluto incontrare uno di questi otto diaconi che sono, come dicevamo, laici, per cui sono papà, alcuni addirittura nonni, chi lavora, chi è in pensione, sono tutti mariti, quindi hanno un senso concreto della vita perché sono immersi nella quotidianità proprio come noi. Però c'è stata questa chiamata e quindi questa risposta a partecipare in modo diverso alla vita delle comunità. Abbiamo incontrato Matteo dell'Orto. Mi chiamo Matteo Dell'Orto, ho 43 anni e vivo con la, famiglia, con la mia famiglia a San Nicolò da, da 8 anni. Sono originario di Carate Brianza, che è in provincia di Monza, e lavoro come operatore sociosanitario da una dozzina di anni. Eh, in questo momento sono con, eh, dei, in un centro per disabili e ho lavorato in passato con eh, malati terminali, con eh, persone portatrici di HIV con gli anziani e questo è sicuramente stato un lavoro che eh, ho sempre visto come una grazia perché mi ha dato la possibilità di stare vicino alle persone che soffrono e, ed è stata anche una di quelle, di quelle cose che mi ha accompagnato nella scelta, nella scelta nel, nel rispondere di sì alla chiamata al al servizio diaconale per la chiesa di Piacenza. Una chiamata che è stata sofferta, è stata un po' combattuta perché quando Don Pierluigi, che era l'allora parroco di San Nicolò, mi ha proposto di iniziare un cammino di discernimento per il diaconato, dopo due anni in cui eh, svolgevo all'interno della parrocchia il servizio come ministro straordinario dell'Eucarestia, eh, lui sosteneva, continuava a, a insistere eh, sul fatto che era la comunità che mi chiedeva questo servizio, questa mia disponibilità. E, e io resistevo e facevo fatica perché eh, di fronte ad una cosa così importante eh, c'è sempre la paura, c'è il timore, c'è anche eh, la sensazione di non essere degni. Eh, perché Chia chiamare Matteo Dell'Orto, non chiamare Mario Rossi, che magari è più bravo, è più devoto di me, è più preparato. E, mh, poi c'è stato un evento: eh, niente di mistico, però un evento un po' particolare che mi ha fatto un po' riflettere. Eh, una sera. Nella chiesa di San Nicolò c'era un concerto e io stavo attendendo appunto l'inizio di questo concerto in piedi in fondo alla chiesa e mi si è avvicinata una signora che ha iniziato a parlarmi eh, in merito appunto al coro che doveva cantare, agli affreschi della chiesa. E poi a un certo punto, questa signora mi guarda e mi dice: Ma lei è un diacono? Io subito mi sono irrigidito perché ho detto: No, assolutamente. Però poi ho capito che quella domanda era, era proprio rivolta a me. E, e quindi è iniziato questo cammino di discernimento, con incontri di formazione, con la scuola di teologia per laici, e un impegno che è durato per quattro anni. E questo sabato sarò ordinato diacono dal, dal vescovo Gianni. La Chiesa è, è tutta ministeriale e, e i Ministeri rendono partecipi del, del Ministero di Cristo. e Il diacono è colui che mh, incarna, rende presente eh, Gesù servo a, a tutto il popolo di Dio. E, mh, questo aspetto eh, sta sempre mh, più prendendo piede nel, nella chiesa eh, perché mh, la gente sente il diacono eh, vicino, una persona vicina alla propria realtà eh, il diacono è nato, il diaconato è nato eh, nelle prime comunità cristiane per un'esigenza molto pratica che era quella di assistere i poveri, di gestire eh, i soldi delle comunità perché gli Apostoli avevano molti impegni, avevano molto, molto da fare. Eh, poi eh, nel tempo, la storia nella storia della Chiesa, si è, si è perso. Ora, eh, dal Concilio Vaticano II, si è ripresa questa figura e ehm, nei nostri tempi, nella nostra società, mh, venendo anche meno eh, le vocazioni al sacerdozio, il diacono è colui che eh, fa da ponte. Eh, il diaconato viene anche chiamato Ministero della soglia perché eh, le persone vivono eh, la propria chiamata ad essere servi, a imitazione di Gesù, nella propria quotidianità, quindi nella famiglia, nel lavoro, nella comunità cristiana, nel, nella società. Mi piace pensare al diaconato con un'immagine. Che prendo da, da un diacono della nostra diocesi che lavora come operaio metalmeccanico e lui si sporca le mani di olio in questi, in questi macchinari e quelle stesse mani eh, celebrano la, la parola, spezzano la parola, eh, distribuiscono l'Eucaristia, battezzano e questa è proprio eh, l'immagine per dire come l'incenso della Chiesa si deve mescolare con la polvere della strada. E il diaconato è questo: è, è quello che rende le persone più disposte ad essere accolte, ad accogliere la parola di Dio e ad essere accolte. Ma i nostri formatori dicono sempre che il primo sacramento è quello del matrimonio, perché, eh, è quello. noi siamo ministri, io e mia moglie siamo ministri di questo sacramento e c'è sicuramente eh, la paura di essere fagocitati un po' dagli impegni, da quello che poi sarà il servizio pastorale, eh, però nel momento in cui mh, ci si rende conto, si è consapevoli di, questa, di questo rischio. Eh, sicuramente c'è anche la volontà e l'impegno per non arrivare al punto di non avere più spazi per, eh, per la famiglia. Eh, la mia famiglia, beh, le mie figlie, io ho quattro figlie femmine che fanno tutte scout e quindi sono state un po' aiutate anche da questo percorso scout nel, nel vedere un po' quella che è la scelta di servizio del loro papà, perché già negli scout c'è questa dimensione. Eh, mia moglie fa, ha fatto un po' più fatica, c'è cioè un percorso che ancora sta facendo ma che eh, è, sempre, mh, eh, è sempre sostenuta dall'idea che eh, è opera di Dio, perché umanamente non è possibile pensare che una persona si metta a fare un servizio di questo genere eh, e lasciare la propria amaca o il proprio divano. No? Eh, per forza c'è una chiamata e io non, sono, io non ho scelto di diventare diacono, sono stato chiamato e, e questa è, è la consapevolezza che ci aiuta a, a, ad affrontare quelle che sono le paure, i timori che sono inevitabili eh, di fronte a, a un servizio pastorale che sicuramente mi porterà eh, nelle comunità del, della nostra diocesi. L'augurio che faccio a me stesso e ai miei fratelli diaconi eh, è un po' anche una preghiera che rivolgo al Signore. Eh, L'augurio è di essere uomini di comunione, eh, perché c'è bisogno di comunione nella nostra Chiesa e nella nostra società. E poi che nessuno eh, si possa dire estraneo al nostro amore, al nostro servizio. Eh, soprattutto i più bisognosi, i sofferenti. Ecco, direi che eh, l'augurio è quello di rimanere sempre dalla parte degli ultimi, come, come ha fatto Gesù. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Mario Poggi. All'origine della vita c'è sempre un appassionato atto d'amore e questo ci proviene dal Padre quando crea il mondo. È un'emanazione dell'amore il mondo, la vita, la storia che proviene unicamente da Lui e nel generare vita si manifesta un profondo legame, diventa alleanza, diventa patto, diventa fedeltà ad un amore dato ed un amore ricevuto da cui è originata completamente la vita. E quanto il brano evangelico ci vuole trasmettere, un amore che ci è dato per sempre e da sempre accompagna la vita dell'uomo in quella realtà eh, che è chiamata matrimonio, che è chiamata famiglia, una famiglia che ha origine dal matrimonio, da un sì pronunziato una volta per sempre, unico, se unico è indissolubile e se unico e è indissolubile è fedele. È quanto nel brano evangelico eh, risalta, emerge. Un patto di alleanza, un patto d'amore è in origine. La fragilità però dell'uomo, eh, questo patto tante volte lo infrange. Ed allora ha origine problemi, difficoltà. E allora ha origine la scissione ecco, di questa comunione d'amore che è originata proprio da questo patto di alleanza, patto d'amore. In origine non era così, uomo e donna eh, vivevano creando una comunione, creando una cosa sola, una cosa sola per l'eternità, ma è la durezza del vostro cuore che ha disposto nella legislazione di Mosè la possibilità di dare questo uh, atto di ripudio al verificarsi di determinate condizioni. È per la durezza del vostro cuore. E questo sembra, eh, come è attuale ogni pagina del, del Vangelo, ritornare nel nostro tempo. È il richiamo a questo patto originario di una comunione di tutta la vita che è generata dall'amore, da un amore unico, fedele, inesauribile. Quando noi celebriamo un matrimonio, nel rito viene detto che, soprattutto per la benedizione degli anelli, dice questo sia segno di un amore esauribile e sia ricordo vivo e lieto di quest'ora di grazia. Quell'anello scambiato è il pegno della fedeltà, della unicità di un amore. E si fa, proprio per la sua valenza simbolica, memoria di quest'ora straordinaria, di questo momento eh, così bello, unico. Quell'anello che è dato è il segno, è l'impegno per vivere, per ritmare la vita in mezzo ai problemi, alle difficoltà, alle incomprensioni. Quella vita ci riserva con uno sguardo nuovo, con un'ottica nuova, con una forza nuova che proprio dal sacramento ci è data, è rafforzata dal sacramento, per eh, ripetere il proprio sì ad un amore che è dato una volta per sempre. Tutti sappiamo quali siano le problematiche della famiglia nel mondo eh, contemporaneo. In una eh, società dove l'impegno per sempre sembra essere bandito, tutto eh, sembra lasciato alla provvisorietà, eh, parlare di indissolubilità, parlare di tutta la vita, eh, è certamente un elemento molto problematico. Sono perfettamente d'accordo che questo discorso non è facilmente comprensibile. Eh, proprio nel, nella realtà culturale del nostro tempo. A volte eh, rischia il linguaggio della Chiesa di essere un linguaggio che non è comprensibile dall'altro. E se non è comprensibile, non entra in dialogo e se non entra in dialogo, tantomeno ti tocca il cuore. Parliamo a volte due linguaggi diversi e, e questo senza colpevolizzare nessuno, eh, perché è la realtà, perché è la nostra cultura, perché è il tempo che viviamo. Questo noi preti. Parroci lo, lo incontriamo tutti i giorni, no? ogni volta che, che, che ci relazioniamo con la gente, a volte dobbiamo stare molto attenti perché il mio linguaggio non viene assolutamente capito, non viene interpretato, perché non ci sono i criteri, gli strumenti per poterlo capire. Parliamo due linguaggi differenti e questo allora credo che ci deve mettere in guardia, ci deve rendere attenti, davvero a saper calare. Eh, il messaggio evangelico sempre nuovo eh, e sempre antico allo stesso tempo, dentro alla realtà del nostro tempo, senza demolizzarla, senza accusarla, eh, ma prendendone atto e cercando davvero di riuscire a dare quegli strumenti eh, capaci di intercettare ecco, questo dialogo, questo rapporto, perché davvero le persone che, ripetono, che dicono il proprio sì all'amore, eh, non si pentano mai, ma lo ritrovino, lo riscoprono, sempre nuovo, sempre stupefacente, sempre meraviglioso, come in quel momento, come in quell'ora di grazia eh, nella, eh, nella quale hanno eh, detto, si sono scambiati quell'anello, segno di unità, segno di indissolubilità, segno di un amore che è da sempre e per sempre, che è unico può farti davvero battere il cuore senza lasciarti eh, delusioni. La mostra I misteri della cattedrale si è chiusa in luglio, ma come abbiamo già detto con Manuel Ferrari proprio nella scorsa settimana, continua il percorso museale che in parte è stato modificato ed ampliato, ma sicuramente arricchito da alcune eh, delle opere degli artisti contemporanei che erano presenti in questa mostra da aprile a luglio che hanno deciso di donare, per cui di lasciare in questo percorso museale la loro opera. È il caso di Cristian Zucconi che ha lasciato in dono alla nostra cattedrale la cena in Emmaus, un'opera scultoria importante che è stata già presente alla Biennale di Venezia, un'opera del 2011 ma che eh, Cristian Zucconi ha voluto rivedere. Eh, come ci spiegherà in questo dialogo che stiamo per ascoltare, che poi in versione integrale è presente, sul sito della nostra diocesi eh, c'è stato un percorso anche intimo interiore anche travagliato eh, di questo artista che eh, lo ha portato a rivedere alcune delle opere già fatte in passato con un occhio diverso e quindi dando anche eh, una finalità diversa alla stessa opera allora incontriamo cristian zucconi e poi naturalmente le sue opere le potete trovare facendo il percorso di cronos All'interno della cattedrale, in un tratto del percorso espositivo di Cronos, siamo esattamente nei matronei con Cristian Zucconi. Grazie per essere con noi Grazie. perché nella stanza a fianco e lo vedrete nelle immagini che scorrono durante questo dialogo c'è la sua opera Cena in Emmaus eh, che dopo l'esposizione eh, che si è conclusa il 7 di luglio è rimasta comunque qui perché hai deciso di, di donarle. Quindi rimane. Eh, un'opera importante in questo percorso espositivo che rimane quindi a disposizione di tutti, nonostante sia terminata quella fase. Peraltro, un'opera che tu avevi già realizzato, che è stata in biennale, che è stata già esposta in diversi posti, ma che ha subito una modifica nel corso del tempo. Sì, diciamo che dal 2011 eh, è cambiata tantissimo perché ha diciamo, due nascite. Quest'opera. Nel eh, 2011 L'opera era nata con tre cadaveri, io li vedevo come proprio persone senza vita. Nel 2018, invece, una nuova nascita ha avuto l'opera, perché proprio mh, pensandola in questo spazio, in questo ambiente, ehm, l'integrazione del cagnolino che dorme sotto al tavolo li ha mh, praticamente fatti resuscitare. No? E quindi sono. Adesso sono dormienti, quindi è proprio per me il cagnolino eh, che dorme. È proprio l'immagine dell'amore che vince la morte, no? che è un'umanità che forse facciamo anche fatica a trovare solitamente no? tra, tra le persone, mentre invece eh, a volte la dolcezza di, di un animale, la. La bellezza no? di, di, un, di un cagnolino, la tenerezza, l'amore, poi che riesce ad esprimere e a passare, e sicuramente mette in luce anche gli aspetti positivi, poi di, delle persone anche che ha intorno. Senti sì, perché c'è stato questo cambiamento? È cambiato qualcosa dentro di te? Ti sembrava che in quell'opera mancasse qualcosa? Perché c'è stato questo cambiamento? No, quell'opera era sicuramente finita quando uh, è, stata <ride> è uscita dal laboratorio. Um, poi sicuramente dal 2017, no, mancando, mancando il mio cagnolino, Tommy, che è stata con me per 18 anni, eh, sicuramente ho avuto un momento abbastanza difficile e volevo far uscire la, la bellezza di questo, no? di questo essere vivente, per me è straordinario, e quindi volevo dare un'immagine che rimanesse, un'immagine che racchiudeva poi tutto, no? tutti questi anni di, che ho avuto di rapporto intensissimo e, con lei. E, e Quindi avevo anche bisogno che non fosse un, uh, un monumento funebre e quindi io l'ho vista dormiente. Perché hai scelto di confrontarti con un tema sacro quando nel 2011 ti sei approcciato ad Emmaus? Allora arrivavo da un momento dove avevo lavorato moltissimo uh, sulla mitologia, mh, soprattutto greca, e. Mh, anche con dei temi sacri. In questo caso avevo fatto questa scultura quasi in modo mh, dissacratorio, perché mh, voleva essere un po' un, un pugno nello stomaco, chiaro, far vedere un'immagine che era un'immagine chiaramente mh, difficile, cruda, pensare che il Cristo invece di no, mostrare eh, chi era, eh, lo mostri invece morto sul tavolo, vuol dire che non avrebbe avuto la possibilità poi di eh, andare, andare avanti in questa sua eh, missione salvifica no, per, per l'uomo. E quindi era un'immagine di cupo pessimismo, se vogliamo utilizzare termini un po', un po così. Oggi invece no, non è più così, è cambiato, è cambiato tutto, quindi è diventata una cosa anzi positiva. È cambiato il tema, è cambiato il tuo approccio, ma è cambiato anche il tuo modo di scolpire, no? è cambiato il tuo sì. modo di utilizzare la materia, no? questi corpi che adesso sono svuotati, sono spezzati. No? Che cosa è successo, che cosa vuoi trasmettere adesso, che cosa senti? Allora, nella fase diciamo di quasi dieci anni fa, in quel, in quel momento lì, eh, lavoravo proprio sulle sculture finite che venivano poi spaccate, svuotate e ricomposte. Quindi lì c'era un'idea un di uh, proprio ricomporre i lacerti, no? che poi sono anche immagini diciamo del dell'essere umano in generale, eh, quando l'essere umano si sente proprio a pezzi, svuotato di tutto, no? in un certo qual modo cerca di ricomporsi eh, con cicatrici più o meno visibili, no? quindi in tu, anche in, tutta, in tutto il processo della lavorazione del marmo, dei blocchi. Uh, si vedono queste spaccature, si, devono vedere, si deve vedere all'interno lo svuotamento no? uh, e poi si devono vedere proprio anche queste uh, grappe, queste cuciture che ricompongono, che ricompongono tutto. Uh, adesso ho spostato più l'attenzione, più che sullo svuotamento, sul vuoto in sé e quindi è cambiato tutto proprio anche dal punto di vista tecnico e, ma questa è una, è una ricerca molto molto nuova e quindi ancora non, è, non, si può, non, non si può ancora vedere nulla però, però il cambiamento è quello Cos'è che recuce? Cosa sono quelle graffe? Cioè nella vita delle persone, visto che tu chiaramente nello scolpire riproduci qualcosa, porti qualcosa che vedi, che senti, che cos'è che alla fine riporta ad unità un uomo spezzato? Mm, io penso che siano le, mh, proprio le cicatrici interiori che ci portiamo dentro, che rimangono sempre. No, io è chiaro che per esprimere una cosa del genere devo farla vedere, negli esseri umani molto spesso non, non si vede, una, una ferita può anche essere fisica e quant'altro, quindi rimane sempre la pelle no, segnata. Quando non si vede no, esteriormente eh, una ferita può essere interna, però il fatto che ci sia una cicatrice presuppone una anche una guarigione e quindi quelle immagini, quelle graffe, come, come dicevi, quelle cuciture sono la trasposizione proprio in, in qualcosa di concreto e di visibile di questo processo, che è un processo di, di guarigione. Senti, e facendo questo mestiere, anche se credo che sia un po' di più mestiere, ma... È mestiere anche quello, no? Eh, ognuno, credo, nella, nel suo lavoro, nel portare avanti eh, le sue attività, scopre man mano qualcosa di sé, no? Magari proprio il lavoro stesso che fai, il modo in cui spegni le giornate, che ti fa scoprire delle cose di te. In questi anni, proprio approcciando la materia, proprio eh, decidendo magari anche che temi eh, cercare di interpretare e di far uscire da quel pezzo di marmo, hai scoperto delle cose di te che non sapevi, che non eh, pensavi. Sicuramente. Ehm, intanto mh, tutte le sculture che ho fatto sono, mh, arrivano da una ricerca interiore. Mh, io non, non, quando comincio a fare qualcosa non, non penso mai a quanto sarà poi mh, facilmente vendibile oppure no. Non, non faccio un pensiero di, di mercato o di galleria, io faccio proprio un pensiero di dire: um, in questo momento ho questo pensiero, ho queste emozioni che sento. La ricerca mi porta quindi a rimanere su, su quella linea. Questo lo vedo molto sulle opere finite che poi riprendo negli anni perché questa della Ceninemus non è uh, un unicum no? nel, nel mio uh, modo di lavorare. Um, ci sono tante sculture che sono state lì ferme anche per uh, 3-4 anni e poi sono andato a riprenderle. Quando succede così è perché sono cambiato io e quindi non trovo più l'espressione di quello che sono io in una scultura che avevo fatto in modo diverso. Questo è, è, mi ha fatto capire un sacco, un sacco di cose, anche, anche di me, capire dove, dove si poteva indirizzare, indirizzare anche una ricerca interiore, non solo estetica, perché in un certo quel modo Vedendo, mettendo in pratica eh, quelle cose che mi, mi fanno pensare mi e poi vedendo che posso prendere i pezzi, ricostruirli, ricucirli insieme, una cosa che mi dà anche a ben sperare, no? Quindi eh, ben sperare anche per me, per me come, come essere umano perché in un certo qual modo mi ha dato la possibilità di capire alcune cose mie. Veniamo ora all'agenda della nostra diocesi. Venerdì 12 ottobre presso la sede ai chiostri del Duomo numero 12, punto incontro, propone una lettura guidata e una riflessione sull'esortazione gaudete ed esultate, in particolare il terzo capitolo. Mentre sabato 13 presso il centro Il Samaritano in via Giordani, dalle 9 alle 12, il convegno annuale delle caritas parrocchiali sarà presente anche il nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio. Naturalmente sono anche tante altre le cose che accadono, soprattutto tutto a livello parrocchiale, le iniziative, le feste delle diverse parrocchie, come sempre tutto nel nostro calendario diocesano. I video integrali eh, sono presenti sempre sulla nostra sezione video, anche tutti quelli relativi al convegno, all'anno pastorale in corso, per cui modo di approfondire i temi ce li avete per voi e per le vostre comunità. Vi auguro una buona settimana e ci vediamo sabato.